Ciao a tutti amici, dal vostro Giuseppe Paolo del Teatro, sono Gaino Marre, vi dico questo. Inizio con questo video, con questo unboxing che sto per mostrare adesso perché il pacco è abbastanza grosso. Prima cosa, nel prossimo video carico un live che è stato a vedere il 10 di luglio con i miei amici, con la mia band soprattutto. E ragazzi, ve lo carico come prossimo video perché non ve lo aspetterete. Detto questo, per questo, per il prodotto che c'è qui dentro, per il prodotto che c'è qui, ragazzuoli, ringrazio prima di tutto Alessandro Bianchi di Scheppio Tondo, perché se ho visto un suo video e dalla che mi ha fatto salire la voglia di prenderlo. E quindi grazie Alessandro Bianchi di Scheppio Tondo, il chitarrista leggendario di Endgame. E vi lascio per seguire, se lui la band sua, in descrizione. Allora, il prodotto che c'è qui dentro è un prodotto molto molto bello, godereccio e anche all'avanguardia. In un certo modo facciamo un altro modo. Allora, sa bene. Allora, ah, eccola. Signori cari, e con immenso onore lo scatolone, eccoci qua. Signore e signori, aspettate che la apro qui, che è un prodotto importante. Se la volete, allora, questa pedaliera la lascio in descrizione. Signore e signori, io do il benvenuto della mia amata vita. Oh, grazie ragazzi. Oh signore Dio, dai il benvenuto alla Nux Trident. Sì, grazie di cuore anche a questo. Che non ho visto il suo coso, grazie. Ancora, ah, una vecchia cosa da busto. Con lo scontrino da conservare. Ah, c'è lo scontrino da conservare. Grazie, bello. Grazie, grazie. Con lo scontrino da conservare. Ti ringrazio di cuore. E finalmente ho con me una pedaliera seria, meno male ragazzi, la Nux Trident. E Alessandro Bianchi su questo ci ha fatto un video al riguardo. Ragazzi, io non ve lo voglio scoprire come funziona questa. Oh mamma mia. Allora, l'ho voluto e mi tengo anche fortunato perché ho anche il telefono con me. Quindi da qui mi posso andare a vedere il coso di Alessandro Bianchi, il video di Alessandro Bianchi, vedo come funziona questa bella pedaliera. Diciamo, faccio svariati esempi. Allora, c'è gli impulsi, allora c'è powerful steel drive. Bene, ah, ti dà pure il programma qui. No, vabbè, ok, ok ragazzi, ok, 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 buono. Ok, ah, qua ci sono degli esempi pure. Poi ci sposa questo programma qua, Powerful Studio Drives. Poi c'è questo qui, di connessione. Ma a me mi serve tutto che nuovo qua. Grazie di che posso usare questa pedaliera, perché visto questo contiene una valanga di effetti per chitarra, e posso salvare i suoni per A, B e C. Mamma mia, io, guarda, Alessandro Bianchi, non so come ringraziarlo tantissimo, perché guarda, anzi, magari avessi lui in chiamata, raga, magari. Allora, direi di aprire. È un prodotto bellissimo e io adoro i prodotti quelli belli. Oh, che oddio, che bello. Wow, Nux. Oh, madonna, come sei bello. Ok. Tutto qua. Sione, quindi qui. Ok. Qua mi sente con la scritta Nux, raga. Bomba. Oh. So, per fare così, no? Madonna. Ok, allora. Sorry. Allora, qui, ok, Trident Guitar Protection, eccola qui. Ok,
Ok, mo adesso la cosa che me la scoppi come togliere da qui. Ah, qua abbiamo le cose. C'è questo qui. C'è tante altre cose. Queste cose non saranno. Ok, non so. Insomma, vediamo. Ora, e qua abbiamo la pedaliera Nox Trident. Ok, ma faccio cosa? La scatola. Vedete che non la posso conservare. Oppla. Siamo lì. Tante altre cose. Oh raga, mamma mia raga che bello, mamma mia raga che bello, mamma mia ragazzi che bello. Io qua penso che ci sia, io penso che qua dovrebbe esserci l'alimentatore. Intanto faccio un po' di spazio là, che è importante per me soprattutto sta cosa. Ok ragazzi, eccola qui, intanto la nostra amata pedaliera. Direi di Ok. Allora ragazzi, io direi un attimo che di capire come funziona questa pedaliera, perché è importante. Ma qua c'ho l'input, qua posso spegnere l'alimentatore da 9 volte, quindi qua ci deve essere l'alimentatore da 9 volte. Se non è errato, ho sbagliato. Sì, allora ci abbiamo il cavetto USB per mettere il computer intanto. Ok, va bene. Questi. C'è anche l'alimentatore, meno male che è incluso l'alimentatore. E per qua c'è una spina un po' strana. Ah, va collegata lì. Ok, va bene. Bene. Ma comunque, queste cose qua, sono due cosette qui, non è molto contento. Sono così importanti da Nox Trident. Intanto. Ah, questo qua lo serve per collegare lì, ok, va bene. Ah ragazzi, io direi di fare una bella mossa. Direi di provare ad accendere la Nox Trident a questo giro. Direi un attimo di provare a collegare un pochino tutto. Quindi aspetta un attimino. Allora, ho collegato adesso la Nox Trident. Oggi ho anche un pochino di cose importanti qui. Allora raga, eccoci qua, siamo con Strident. Ok. Allora, mo capire un pochino il meccanismo di questo. Allora, qui vediamo un po'. Possiamo tutto accendere. Wow, Trident. Appare scritto tutto, appare scritto tutto, appare. Vediamo un po' intanto. Ci sono anche i mani. Ok. Allora, vedi. Oh mio Dio. Ok, va bene. Allora, prima cosa da fare, voglio scegliere innanzitutto un amplificatore abbastanza. Prima volta ho capito un attimo male qua da Nox Trident, ha capito un po' com'è. Allora, da Nox. Ah, la pure adesivo Nox Trident, grazie raga, questo c'è solo navigatore. Un international card, international guarantee. Questa carta dice che non fa quando questa roba. Allora, spero che ci siano le cose in lingua italiana. Ah, non tutto ci spiega. Ok. Allora, abbiamo qua che per gestire l'amplificatore, la prima parte qui sopra, che vedo qui su.
questa fila più su serve contro gli amplificatori. Poi con schermo, ok, per selezionare, per salvare, va bene. Qua gestione degli effetti. Qua invece posso selezionare i cosi, gli effetti, tipo gli effetti che hanno. Allora, questo io proprio fare anche, vediamo un po'. Play stop, ti accordo base, il reverbero, burst. Ah, ok, c'è un boost nascosto e c'è anche l'accordatore incluso. Buono, ok. Ok. All for loops. Ah, facciamo anche le fakes. Meno male. Che bello. Poi a B e C con i suoni salvati. Che salva i suoni. Ok. Ma non mi serve andare a capire un po' come funziona la Strident. Allora. Per andare a lampi. Raga, questo è un bocchio dopo la scoperta. Mi sa che c'è un bocchio dopo quando avrò scoperto tutto. Ok, raga, ho dovuto provare per forza a fare qualcosa qua. Oh no. Ok, stiamo giocando. Ah, per C intanto. Io voglio scegliermi l'amplificatore per questo. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta. Io mi sono mosso. Ma ce l'ho fatta. Ma ce sono giocato un po'. Però intanto abbiamo A, un suono rock. Bello pulito. Vi mettiamo metal. Invece puliti, posso gestirmeli come voglio. Posso togliermi il sto preciso. Ho dovuto abbassare un po' l'amplificatore perché o mio padre che dorme. Vabbè, ragazzi, comunque la Nuke Strident funziona, sono molto felicissimo. Tra l'altro questa non so cosa dire, ma credo che sia una va bene, anche la Nuke si è mandato qualcosa. Vabbè, comunque intanto sarà che il meteorite non c'è neanche la lingua italiana. Ok, raga, però vedo che se andando proprio sul sito di Nux dovrei anche scaricare anche di software per questo. E niente, raga, vediamo, perché io sto oddio buonissimo, bello bello tu. La pedaliera funziona, funziona, vediamo di più la vita. Beh, vediamo, sono felice, posso gestirla così come voglio. E niente, raga, io sono soddisfatto e non ti ha la tua attenzione.
sempre la sorpresa che mi raccontare ogni cazzo di giro finale. E niente ragazzi, io che Dio sono contento, se dite che questo video non è strano, soprattutto vi vado a inserire i giorni su e iscrivetevi al canale e soprattutto vi vedo il episodio di iscrizione. E ringrazio anche per me che sono grandi di scelte quanto la video con Skyland a me per te grandissimo e il più segnale di riprendermi. E io ragazzi, io butto un peso nuovo ormai e tanta roba, la prima funziona, tutto c'è, la salva di suoni e così per il 14 sto a posto grande. Allora ragazzi, noi io vi ho che dire, vi ho appuntamento in un prossimo video. Dai, ciao a tutti ragazzi e mi raccomando, l'ha detto Alessandro ma me lo dico anche io, se volete farvi una pedaliera seria fatevi la Nuke Strident e non gestando per regge. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, ciao, voglio